Non c'è alcun disturbo psichiatrico. La sua è una spiccata tendenza alla menzogna e alla manipolazione. Ha agito con spregiudicata lucidità. Ecco le parole scritte dai giudici del Tribunale di Monza nelle motivazioni della sentenza che ha condannato a 16 anni e 5 mesi di carcere Tiziana Morandi, meglio conosciuta come la Mantide della Brianza. La donna, originaria di Roncello, Monza, è stata riconosciuta colpevole di furto e circonvenzione di incapaci per fatti risalenti agli anni 2021 e 2022. Secondo la sentenza, le vittime sarebbero state almeno 9, tutte uomini tra i 27 e gli 84 anni, tra cui anche individui vulnerabili come anziani e persino un uomo affetto da disabilità mentale. La Mantide sfruttava il suo fascino per agganciarli sia tramite i social che di persona, per strada, per poi drogarli e derubarli. I giudici hanno descritto la sua abilità criminale come diffusa e la sua serialità delittuosa come un segno di pericolosità sociale evidente, data la freddezza con cui ha commesso i gravi crimini. Tiziana Morandi aveva dichiarato di lavorare in casa come massaggiatrice e di produrre vasi in cera da vendere per beneficenza. Secondo i giudici, è proprio attraverso queste attività che entrava in contatto con le vittime, adottando sempre lo stesso modus operandi. Durante il processo, l'accusata è apparsa diversa rispetto alle immagini ritoccate che pubblicava sui social. Si è difesa in questo modo. Nessuno mi contattava sui social solo per i massaggi. Mi volevano conoscere. Le foto su Facebook non hanno i filtri. Io ero così. Pesavo 47 kg. Ogni giorno facevo chilometri in bicicletta e altri chilometri per portare a spasso i miei cani. Poi in carcere ho avuto dei problemi di salute, sono stata operata e prendo il cortisone. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno sottolineato la varietà, l'irrealismo e la malizia delle giustificazioni fornite dalla donna. Nonostante riconosca alcuni vuoti di memoria, Tiziana Morandi ha reinterpretato tutti gli incontri con le vittime a proprio favore, presentandosi come vittima di uomini che, a suo dire, facevano solo avance sessuali o le riservavano attenzioni inappropriatamente morbose. Ad esempio, riguardo alla sparizione del denaro contante appartenente a una delle vittime, un giovane alto atesino, ha fornito una spiegazione surreale. Ha affermato che le banconote sarebbero volate via a causa del vento e si sarebbero disperse nei campi attorno alla sua abitazione. La Mantide ha anche sostenuto di possedere un cane antidroga addestrato dalla Guardia di Finanza che le sarebbe stato regalato, oltre ad essere stata designata erede di un patrimonio milionario tramite WhatsApp da un non specificato notaio parigino. Inoltre, per drogare gli uomini, Tiziana Morandi avrebbe somministrato loro delle benzodiazepine, farmaci ansiolitici e sedativi. Sebbene abbia affermato di utilizzare tali farmaci solo per se stessa quando aveva difficoltà a dormire, i giudici non le hanno creduto. Numerosi indizi hanno screditato la versione di Tiziana Morandi. Uno degli uomini coinvolti, al ritorno a casa in auto sotto l'effetto presunto dei medicinali, è stato coinvolto in due incidenti quasi fatali. La testimonianza di un anziano, la prima ascoltata in aula, è significativa. Ha raccontato di aver creduto che la donna fosse un'abile venditrice di giocattoli che avrebbe aiutato i bambini dell'ospedale. Dopo un acquisto e un prestito, l'anziano è stato trovato svenuto a casa, dopo aver bevuto una camomilla offerta dalla donna e suo figlio. Altri casi simili includono un anziano che ha subito la stessa sorte e un uomo che ha perso denaro durante un incontro con la Morandi. Un ragazzo di 28 anni, chiedendo un massaggio, ha avuto un'esperienza simile. Dopo una bibita offerta dalla Morandi, si è risvegliato in ospedale dopo un incidente automobilistico con i suoi soldi spariti. La Morandi aveva precedenti per furto e circonvenzione di incapaci, anche se il tentativo di farsi riconoscere come inferma mentale non è stato accettato. Il suo avvocato ha annunciato l'intenzione di fare ricorso in appello. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha stabilito 3 anni di libertà vigilata, considerando la persistente pericolosità e la mancanza di pentimento dimostrata durante il processo.